Allora, in questo intervento, buongiorno a tutti, lavoreremo sul percorso che il bambino svolge per arrivare alla scrittura e come diceva la dottoressa Di Renzo, non è possibile attivare nuove capacità, quindi per esempio la scrittura, se prima non si è sviluppato tutto quello che la precede. E per questo quindi arriveremo alla scrittura oggi facendo un percorso, diciamo così, evolutivo che passa dal disegno al segno e questa è una fase importantissima, al simbolo, quindi alla scrittura. E ovviamente ci occuperemo dei disturbi di scrittura e della terapia relativa ai disturbi di scrittura molto brevemente, ma mi interessa solo distinguere due, diciamo, aspetti della scrittura: la disortografia, che non vedremo oggi, di cui non ci occuperemo, che però è un disturbo che ha a che fare più con una matrice di tipo linguistico. Di fatto ha a che fare, il tipo di errori che vediamo nei bambini disortografici sono di tipo linguistico, hanno a che fare con una difficoltà nell'analisi metafonologica della parola. Mentre invece quello di cui ci occuperemo oggi è la disgrafia, è un disturbo della scrittura che ha a che fare invece con la componente visuomotoria, quindi che ha a che fare con tutto ciò che è l'organizzazione visiva, visuospaziale in particolare, e con le prassie, quindi con i movimenti legati al processo di scrittura. Ovviamente la disgrafia in maniera pura è abbastanza rara, è abbastanza raro avere un bambino che scrive soltanto male, diciamo così, senza commettere errori, quindi spesso è associata a altri disturbi dell'apprendimento, quindi è inserita in un quadro più complesso, spesso associata alla disortografia, ma può presentarsi anche in forma pura. Mi colpisce moltissimo il lavoro sulla scrittura, mi piace molto e mi colpisce perché la scrittura, se ci pensate, è qualcosa che emerge già da 3000 anni prima di Cristo e quindi è qualcosa di molto antico, ma che adesso si sta superando in qualche modo, no? Cioè tutti i codici alfanumerici, iconografici che si utilizzano nei cellulari, che si utilizzano al computer, quindi le faccine, gli emoticons, i simboli eccetera, stanno un po' sostituendo la scrittura. Eppure, ecco, qui ho riportato il pensiero di un ragazzo di 12 anni che firma tutto con XD e alla mia domanda dice: ma come, non lo sai, la faccina, quella con gli occhi stretti, che sorride, è quello. E quindi è chiaro che ormai questo è il suo profilo, cioè la sua firma automatica. Però ritengo che ancora la scrittura sia in realtà quel codice attraverso il quale noi appuntiamo le cose, per esempio prendiamo appunti, archiviamo i dati eccetera, quindi è uno strumento importante e ho trovato che alcuni autori lo definiscono una memoria collettiva permanente, quindi quel filo conduttore in qualche modo che ci unisce nei secoli. E cosa accade in caso di disgrafia? Noi osserviamo un bambino che scrive male, quindi osserviamo dei segni clinici. Questi segni clinici, quindi ancora non stiamo parlando di una patologia, di un disturbo, sono diagnosticabili, sono quantificabili e sono modificabili. Ma per noi è molto importante capire se un disturbo di scrittura, quindi una brutta scrittura che osserviamo, è inserita dentro una patologia più complessa, quindi ci troviamo per esempio dentro una problematica di tipo neuromotoria, ad esempio, quindi neurologica, se si tratta di un disturbo di sviluppo, quindi siamo nel campo evolutivo, o se è una difficoltà transitoria legata per esempio a fattori educativi, quindi per esempio a metodologie particolari nell'apprendimento della scrittura, o ambientali, quindi gli stimoli che il bambino ha ricevuto. E questa distinzione, che a volte diamo un po' per scontata, invece mi ci soffermo un secondo di più, è molto importante sia dal punto di vista diagnostico, quindi capire le origini, le cause, i motivi di questo disturbo, ma soprattutto dal punto di vista terapeutico, cioè è molto diverso il tipo di indirizzo che daremo alla riabilitazione di questo disturbo di scrittura. E con questo aggiungo anche che, come vedremo, i bambini che vi ho portato con le loro scritture hanno percorsi terapeutici completamente diversi da noi. Ci sono alcuni bambini che hanno un disturbo di scrittura e affrontano un percorso esclusivamente psicoterapico, perché la matrice di quel disturbo è puramente emotiva in quella fase. Ci sono bambini che invece associano, diciamo, al lavoro emotivo il lavoro logopedico, quindi più strettamente funzionale, perché debbono recuperare proprio un'organizzazione della scrittura, e altri che seguono, per esempio, vengono associati ai laboratori visuografici e così
via. E questo indirizzo è molto diversificato. Che cosa vediamo noi di quei segni clinici che abbiamo detto? Noi osserviamo una scrittura e vediamo, no, tutti questi segni qua. Per esempio è poco leggibile, il primo carattere è proprio quanto è leggibile o meno una scrittura. I contorni delle lettere vediamo che sono molto irregolari, l'impugnatura è spesso alterata, a volte ci sono dei bambini che arrivano in prima elementare che ancora alternano la destra e la sinistra e non hanno fatto una scelta manuale, oltre ad avere un'impugnatura dello strumento completamente disorganizzata. La legatura fra le lettere è molto alterata, se non francamente atipica. E diverse grandezze e sproporzioni fra le lettere, sovrapposizioni fra le lettere, scalzo rispetto del rigo o crolli proprio sul rigo e non rispetto dei bordi, come diceva prima la dottoressa, sulla riga e sui bordi all'interno dello spazio foglio, frequenti cancellature, fastidio, dolore e molto affaticamento nella scrittura. Se osservate la pagina di un bambino disgrafico, inizia, diciamo, in un certo modo, e il termine della pagina è completamente, mostra proprio la faticabilità. E poi una cosa che non ho detto è la scarsa definizione dello stile personale. Vedremo perché. Cosa già sappiamo di questi segni clinici? Ho raccolto qui, diciamo, i risultati di ricerche di diversi autori, anche di provenienze diverse, ma quello che accomuna, diciamo, gli studi è che è più frequente nei soggetti maschi rispetto alle femmine, che c'è una scarsa correlazione con il mancinismo, e questo è un altro dato importante, che è molto associata al disturbo della coordinazione motoria, anche se non possiamo dire che tutti i bambini disgrafici hanno questa diagnosi, e che ci sono pochi disgrafici puri. Invece quello che si vede un po' di meno è che sono frequenti, associate a questo disturbo, disturbi prassici, disturbi di tipo psicomotorio, più o meno globali, più o meno specifici. Questa è un esempio di scrittura molto alterata, qui c'è diciamo, rappresentato tutto quello che vi ho detto, cioè tutti i segni clinici che vi ho elencato, dall'alterazione delle lettere, il crollo di riga, le sproporzioni, le alterazioni. E qui vi volevo portare questo scritto per l'aspetto dello stile personale, vedete come cambia lo stesso bambino identico, quinta elementare, come cambia in relazione al tipo di richiesta che gli facciamo. Se a sinistra c'è un dettato di frasi, a destra c'è un dettato veloce, quindi lui è sottoposto, diciamo, a uno stress anche di tempo, di un brano, quindi di un'attenzione, diciamo, uditiva più complessa. Qui deve invece a sinistra deve descrivere un'immagine, quindi c'ha un supporto, e a destra un pensierino spontaneo, ma sembrano quattro bambini, ok? Le competenze, diciamo, che ci interessano sono quelle prerequisite, quindi quelle che ci fanno arrivare alla scrittura. Ci soffermeremo soltanto su alcune. La più importante è quella grafomotoria, cioè che il bambino sviluppi una corretta competenza grafomotoria e percettiva. Tutti quei compiti, per esempio, di copia, di grafismo, di coloritura, eccetera, propri della scuola materna. Ma anche un elemento invece su cui ci soffermiamo poco, che è la prensione e l'impugnatura. Anche qui il bambino fa uno sviluppo importante, se osservate, passa da una prensione, diciamo, quadridigitale palmare a un tripode, quindi a poter impugnare le cose, gli oggetti e quindi anche la penna con le tre dita, fino al tripode dinamico, cioè che è quella capacità di impugnare appunto la penna lasciando libero il polso e quindi lasciando la possibilità di movimento, di flesso, estensione, di rotazione, che sono propri della scrittura e in particolare della scrittura in corsivo e che accompagnano l'andamento di ogni lettera. Allora è chiaro che nella scuola materna questo della prensione è un elemento importante, così come gli altri prerequisiti grafomotori, e un altro elemento importante su cui dovremmo soffermarci di più e ci dobbiamo soffermare soprattutto quando ci troviamo di fronte a un disturbo è la capacità di questo bambino di focalizzare l'attenzione sulla rappresentazione interna della forma lettera, cioè su tutte quelle componenti, diciamo così, visuospaziali, penso a verticale, orizzontale, rapporti di perpendicolarità, obliquo, secanza, tangenza, che sono giochi grafomotori e visuospaziali, ma che poi noi ritroviamo nelle lettere e che fondano nel bambino la capacità di rappresentarsi poi mentalmente la forma lettera.
Infatti, se vedete le forme, no, delle lettere, vedete lì accomunate P, B, R, hanno un tratto distintivo comune, che è la P, diciamo, con le variazioni. Il bambino deve proprio lavorare su queste differenze, uguaglianze, costruendosi l'immagine mentale della lettera. Non è solo un atto motorio scrivere. Questo è un atto altamente rappresentativo cognitivo. Quindi noi lavoriamo sul consolidamento, diciamo, no, di questo aspetto, di questa parte. Ve lo faccio vedere molto semplicemente col test di Santucci, che è un test che noi utilizziamo molto, si usa fra i 4 e i 6 anni, 4-7 anni. È un test di copia di figure geometriche progressivamente più complesse, dove vedete che, a parte la progressione di complessità, quello che chiediamo è di copiare praticamente i rapporti viso-spaziali di cui vi ho parlato, che poi ritroviamo nelle lettere. E vedete che ci sono appunto le oblique, gli incroci, le secanze, no? Figure via, e anche la capacità di integrare più elementi insieme. Pensate alla figura 8, alla figura 9, ok? Ci dice moltissime cose questo test, non andiamo dentro al test, però vi faccio vedere come i bambini si comportano. E l'abbiamo anche questi evidenziati col colore, ma nonostante questo si vedono così. E non lo so se abbassando un po' le luci si può vedere meglio, non lo so. E, però si vede come i bambini tentano, no, di riprodurre, e ognuno organizza una propria strategia per copiare questi elementi. Vedete la tangenza della figura 5, la secanza. Bambini, ecco, come quello a destra, che di fatto ha colto l'aspetto, diciamo, più gestaltico globale della figura chiusa, ma non riesce poi a fare la parte analitica di questo lavoro. Bambini giganti, diciamo, che disegnano tutto molto grande, e qui dobbiamo sempre chiederci se oltre a difficoltà di organizzazione visospaziale ci sono difficoltà visive e di altri aspetti, organizzative visive intendo. E così via. Questo ha avuto bisogno di due fogli e forse non gli bastavano neanche per fare tutto il test. Anche questo è un compito di copia di figure geometriche, e ci interessa vedere anche tutto l'aspetto motorio del mentre il bambino disegna queste figure, che strategia usa, e quindi non guardare solo il foglio finale, ok? Questo è un punto importante. Così come le relazioni spaziali. A volte si usano strumenti, no, nella scuola, ma anche in terapia. Questo è l'impugna facile, come vedete si chiama, è un facilitatore, diciamo così, dell'impugnatura, che in certi momenti si può utilizzare, ma vorrei dire non può essere l'unica strategia, non può essere l'unico oggetto che risolve la sua disgrafia. Sono carini, colorati, il bambino se li può scegliere, non sono, e soprattutto gli consente di utilizzare una matita normale. Ne vediamo un minuto di video di un bambino che fa un lavoro sull'apprensione prima ancora della scrittura, e utilizza proprio quel tipo di statico e quel tipo di dinamico nel gioco dei chiodini. La terapista insiste molto sul tener bloccate le due dita e quindi farlo lavorare con le prime tre dita. Vai. Utilizza tutti e quattro i colori, eh? Puoi farne anche una a cinque di sicurezza, se vuoi. Ehi, ehi. Questa lavora e questa tiene fermo. Vai. Ok. Aspetta che ti sta scivolando. Vai. Chiudi bene, numero 3, e prendi. Oh, bravissimo! Ok. Allora, Flavio. Vedete che la terapia è molto organizzata, punta molto anche sulla postura, cioè questa manina tiene, questa manina guarda. Questo è un bambino che ha molte difficoltà prassiche, sia motorie generali che della motricità fine, che motorie orali. Ve lo faccio vedere nel ritaglio. Allora, osservate come impugna le forbici, ha una sua strategia, per carità, tutta personale, e in qualche modo alla fine anche efficace, nonostante sia, no, così disorganizzata l'impugnatura delle forbici. E, è un bambino comunque molto attento, che però, no, prende una strategia poco economica, se ci pensate, no? Si poteva andare per la verticale, invece lui fa figurina per figurina. Vabbè, poi una tiene ferma, una lavora. Ok. Dai. Bravo Flavio, forza! Mi dirai che è difficile. E vedete che cambia la postura, si lateralizza tutto, cioè
ha bisogno di fare tanti aggiustamenti psicomotori per arrivare a compiere questa operazione. Qui io gli do una guida visiva che già comunque è un contenimento, semplicemente dico troppo sottili, non si vede bene. Le righe sono troppo sottili. Tu tagli sopra al rosso. Oh. Prima un pezzetto lo facciamo così e un pezzetto lo facciamo con la manina girata, va bene? E già ovviamente si organizza un pochino meglio perché ha una guida e a volte basta una riga, come dicevamo. Ok, adesso proviamo a girare la manina come avevamo fatto prima, vediamo, aspetta, vediamo se ti ricordi. C'è qualcosa che non va. Ok. E vediamo dove va. Questo lo togliamo, non ci serve. 4. Bravissimo. 7 e 4, Marilda. Ok, siamo partiti. Vedete che comunque riesce, accompagna con la bocca il ritaglio perché ha che chiude la bocca mentre taglia. Okay. Allora, ho trovato delle schede così, no? Semplici per dire che giocare a ritagliare, insomma, esiste, voglio dire, da che mondo è mondo. Dare le mano anche ai bambini le forbici mi sembra una cosa molto importante, ma vedete che anche nelle schede si parte dal semplice, no? Tagliuzzare sfettucciando della prima, fino a forme sempre più complesse, fino alla circolarità o alla spirale, ok? Quindi da più semplice a più complesso è una progressione evolutiva, ok? L'altra, diciamo, componente su cui soffermiamo tanta l'attenzione prima di arrivare alla scrittura è il grafismo. Non parleremo ovviamente del grafismo perché fa parte di altri convegni, ma mi soffermo solo su questi 4 punti del disegno che a noi interessano, che sono l'importanza del disegno spontaneo, troppo poco sollecitato e troppa campitura, coloratura, andare sopra i bordi, seguire le schede e molto poco disegno. Lavorare sui parametri spaziali e organizzativi del bambino, lavorare sul disegno funzionale, ne vedremo alcune quando il bambino comincia a rappresentare per esempio le parti del motore o le parti degli oggetti, quindi diciamo sui meccanismi e su come sono fatti, e poi il disegno rappresentativo e narrativo. Andiamo velocissimi, se no non arriviamo alla scrittura, però anche vedete negli scarabocchi ci sono già i rapporti di forma chiusa, aperta e l'inclusione. Qui il bambino organizza, come diceva prima la dottoressa Di Renzo, la linea di terra e la linea di cielo e nonostante abbia un omino cefalopode, quindi sia proprio all'inizio poco più che un omino cefalopode, già ha organizzato lo spazio in questo modo, tanto che deve riaggiustare il corpo per farlo entrare lì dentro. Qui è un bambino che siamo anche qui poco più del cefalopode, ma Batman è chiaramente rappresentato A dal fatto che è nero, B che quei segnetti rappresentano, e questa è la funzione, le ali. Quindi anche in un disegno così semplice, lo stesso Iron Man ha il cuore pulsante, l'elicottero Canadair con la scala antincendio. Questo mi sembra molto interessante perché in questi rapporti di inclusione siamo anche qui a poco più dello scarabocchio, il bambino disegna dentro questa grande casa le due faccine rosa, Hansel e Gretel, impauriti lì dentro, la strega è di fuori, quindi tutti i rapporti topologici, spaziali, è di fuori, è scura e ha le sopracciglia da cattiva. Quindi 4 segni che però ci dicono tutto. Anche qui il lupo è rappresentato dal nero, dai denti, dalle narici. Quindi lui ha focalizzato l'attenzione su questi elementi. Questo è molto importante nell'evoluzione. Qui vediamo quella parte che dicevo prima del passaggio dal disegno al segno, cioè quando il bambino comincia ad osservare e a rappresentare anche le letterine, anche senza che sia già un processo di scrittura, perché è colpito dal suo nome, le iniziali, i simboli delle macchine, eccetera, dei giocattoli. Questo bambino racconta del suo viaggio con la nave Caronte Tour, che poi mi dirà la mamma, e quindi era molto colpito da questo TCTC che c'è sopra al simbolo della nave. Anche negli scarabocchi compaiono segni piccoli e letterine che preludono alla scrittura. Qui Samuele rifiuta di copiare il suo nome e dice: ma no, la firma mia è questa qui sotto. Allora, questa è una fase, questa dei 5 anni, molto, cioè proprio rifiutato, ha detto no, ma questo non è il mio nome, così. Questa è una fase molto importante a cui dobbiamo dare molta cura perché ci fa capire cosa accadrà rispetto alla scrittura.
Vedete Gabriele che scrive, non lo vedete. Ok. Cosa accade invece a 6 anni? Cioè, cos'è che accade? Accade un passaggio in cui il bambino acquisisce delle metacompetenze. Quindi c'è un passaggio di livello, metacompetenze percettive, motorie, linguistiche, cognitive, per cui può accedere alla scrittura e non prima. È molto semplice, cioè, quindi quello che diceva prima la dottoressa, perché dobbiamo aver sviluppato queste capacità perché possa accedere alla scrittura. Un processo, la scrittura, che comincia in prima elementare, che si stabilizza e si acquisisce in seconda e in terza, perché c'è il cambio di rigo, avete presente, no? E che poi si organizza lentamente fino alla quinta elementare e si personalizza poi di nuovo in adolescenza, no? Avete visto che i ragazzi scrivono utilizzando lo script, i cuoricini, i simboli, eccetera. Però è un processo lungo e fino effettivamente alla seconda, terza elementare possiamo dire poco. Questo significa che è possibile, se pensiamo evolutivamente alla scrittura, intanto individuare percorsi atipici già a 5 anni, anche a 4 io direi, quindi a 4-5 anni è già possibile intravedere, diciamo, delle aree di rischio, su cui però è importante lavorare perché sono quella vulnerabilità di quella fase, e poi già ai 7 anni si può cominciare a pensare alla scrittura e a vedere cosa è necessario fare. Non mi soffermo sulla valutazione, vado veloce, ovviamente osserviamo tutte le aree, osserviamo anche qualitativamente la scrittura, così come abbiamo detto prima, e suggerisco sempre di guardare la scrittura non solo nei nostri test, non solo nei nostri lavori, farvi portare i quaderni, vedere come il bambino lavora a casa e come lavora a scuola, perché è molto diverso. E vediamo le correlazioni con altre difficoltà. Uno dei test che utilizziamo è la batteria di valutazione della scrittura e della competenza ortografica, che ci fa vedere in diversi compiti, quindi quello di scrittura di frasi, quello semplicemente di seguire degli andamenti, numeri, eccetera, come cambia e come si organizza la scrittura del bambino. Questo l'avevo associato al disegno come ha fatto la dottoressa Di Renzo, per dire questo è un bambino di quinta elementare che scrive così e disegna così. Questo anche, vedete come nella terza riga lui proprio il corsivo non ha proprio possibilità di arrivarci, e quindi si sono fatte delle scelte, insomma, ovviamente. Il bambino usa dei compensi. Quando possiamo fare una diagnosi di disturbo di scrittura? Soltanto nel secondo quadrimestre della seconda elementare, quindi quando il bambino effettivamente ha acquisito quelle competenze e quel processo. Prima si possono individuare dei precursori, delle possibili difficoltà, ma non diagnosticarlo in prima elementare. O magari, che ne so, attivare subito degli strumenti compensativi che lo tolgono, lo distolgono da un processo, no? Se lui usasse, per esempio, già in seconda il computer con la videoscrittura, è interferito in un processo, ok? Qui mi faccio riferimento alle linee guida per dire solo due cose fondamentali che ci interessano e che poi ci riguardano nella terapia e a scuola. Le linee guida dicono, cosa dicono rispetto alla scrittura? Che si dovrebbe evitare di presentare al bambino una medesima lettera espressa graficamente in più caratteri, stampato minuscolo, maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo. Le linee guida, ecco, non io. Ma è opportuno, quindi basterebbe leggerle, diciamo così. Ok, basterebbe leggerla, ma è opportuno quindi la leggiamo insieme, almeno qui. Ma è opportuno soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a che l'alunno non abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di quella lettera, che è il processo che abbiamo detto partendo dal Santucci, ok? Cioè deve aver costruito dentro di sé questa immagine solida. Sempre le linee guida dicono che qualsiasi metodo si adotti, sarebbe auspicabile iniziare con lo stampato maiuscolo per la forma di scrittura percettivamente più semplice, se ci pensate è la più geometrica di fatto, quindi è quella più vicina al disegno ed è quella che si muove su una sola banda spaziale, cioè è una scrittura che sta bilineare, no? Tutte le lettere sono alte uguali. Mentre il corsivo richiede più tempo, anche solo, oltre che per tutte le cose che abbiamo detto sull'impugnatura, il tripode dinamico, eccetera, e che sappiamo bene, anche solo per il fatto che le lettere sono articolate su 3 bande spaziali, quella centrale, quella alta, per esempio, della L, e quella bassa della Q, per non parlare della F, che va sia su che giù.
Quindi questo ovviamente per dire che il bambino affronta tante difficoltà quando impara a scrivere, non traduce semplicemente il linguaggio orale scritto, è un'altra competenza. Sempre finisco sulle linee guida e poi vediamo i bambini. Questo per esempio è un bambino esposto ai quattro caratteri contemporaneamente, lui ci ha messo 25 minuti per fare queste due righe e mezzo perché si è proprio bloccato sulle forme. Questo è un bambino per esempio che ha lavorato esclusivamente nel laboratorio della dottoressa Anna Di Quirico, quindi ha lavorato solo a dinamizzare le energie fondamentalmente che, che erano bloccate perché lui non riusciva più ad andare avanti. Questo è alla fine della prima elementare e questo è in seconda elementare, compaiono gli errori di ortografia ma è arrivato al corsivo. Vado avanti su questi, questo è uno dei giochi che facciamo, cioè di per quelle bande che dicevamo, le diverse altezze, il bambino deve individuare qual è la sagoma, no? Corrispondente alla sua parola. Vi consiglio sempre di dargli più parole che sagome in modo che non vada per esclusione. Però si fa anche per le frasi, no? E questo è un esempio utilizzato in terapia, oppure chiedere a lui di disegnare una sagoma e immaginare una parola. Ovviamente in alcune situazioni è necessario ricorrere a strumenti compensativi dispensativi, non abbiamo nulla contro questo, ma ragioniamo sui tempi, ragioniamo sugli obiettivi che ci diamo e li concordiamo con i genitori e gli insegnanti in base alla situazione del bambino, ok? Quello che ci interessa adesso, vediamo tre flash clinici velocissimi, sono di tre bambini appunto. A noi è interessato la disgrafia E. La disgrafia E, quelle situazioni emotivo-relazionali in cui il disturbo di scrittura ha tanto bloccato questi bambini, li ha resi, diciamo così, ha creato un problema di autostima, un problema di confronto con i pari, di sentirsi non adeguati, sono tutti bambini ovviamente adeguati intellettivamente, problemi di agitazione motoria, oppure bambini che hanno manifestato delle vere e proprie difficoltà psicopatologiche, quindi sintomi francamente ossessivo-compulsivi, molto frequente pensiero reiterativo, come diceva la dottoressa Di Renzo, o il rifugio, diciamo, in un rapporto magico-fantastico con gli oggetti, e quindi tutto portato verso la verbalizzazione e una rinuncia totale, un'inibizione totale a scrivere. Quindi le storie rimanevano solo nella mente, iperverbalismo. Questo è quello che abbiamo osservato più frequentemente in ambito emotivo-relazionale. Ovviamente in terapia lavoriamo su questo, lavoriamo su tutte le competenze che riguardano anche la scuola e il bambino, e l'intervento in realtà è rivolto a tutte le competenze che abbiamo detto, quindi grafomotorie, visive, linguistiche, emotivo-relazionali, ma soprattutto il nostro obiettivo è liberare le risorse di questi bambini che spesso, diciamo, si bloccano all'interno di questa difficoltà della forma, di questa difficoltà della scrittura, e non liberano le energie, no, per recuperare il piacere di scrivere, rinunciano, inibiscono. Allora vi faccio vedere tre flash velocissimi che sono Luca, che ci ha colpito per la sua bassa autostima, un bambino molto goffo, iperverbalismo, tic, sincinesie, ha proprio delle sincinesie orocherali, quindi della bocca, delle mani, un vissuto di inadeguatezza a scuola, ma un forte desiderio di cambiare. Lui mi disse proprio in una valutazione, mi disse: io con questa terapia sto tanto migliorando e vado meglio a scuola e quindi voglio continuare. E questo è lui come si presentava all'inizio, a sinistra scrive anche tutto storto completamente. E questo è lui in un video in cui fa un lavoro molto tecnico, e ve l'ho portato appositamente per dire che questo bambino lavora sia nel laboratorio della dottoressa Di Quirico, è sostenuto emotivamente e lavora con la sua logopedista in un lavoro molto tecnico con un modello geometrico di recupero della forma lettera in cui lui deve consapevolizzare questo lavoro. Per l'ultimo l'abbiamo fatto, ok? Sì. Allora, guarda Luca, la prima ti faccio i puntini io. E la seconda la faccio tutta io. La seconda dovrei farla tutta da solo, va bene? Partendo sempre da qua. Vai.
Alza voce, alla voce. Mezzo cerchio sotto. Mezzo cerchio sotto. Mezzo cerchio sopra. Ripasso. Linea dritto su, scendo, mezzo cerchio sotto. Ok, bravissimo. Mezzo cerchio sotto, mezzo cerchio sotto. Mezzo cerchio sopra, ripasso, linea dritta su, scendo, mezzo cerchio okay. sotto. Luca, l'altra mano legge il foglio. E questa qua sto scrivendo, questa qua scrivo. Mezzo cerchio sotto, mezzo cerchio sotto, mezzo cerchio sopra, ripasso, linea dritta su, scendo, mezzo cerchio. Ok, ovviamente lui essendo molto rigidino e iperverbale, questa cosa è perfetta per lui, nel senso sembrerà molto tecnica, però lui si autodetta, si dice tutto quello, e però recupera con indicazioni geometriche, quindi non in, poi si può fare anche immaginando, salgo, scendo, quello che volete, anche, però lui ha bisogno di recuperare proprio questo. Vedete che libera le energie, è in grado di disegnare le sue idee, le sue storie di robot, eccetera, cominciano a focalizzarsi nelle storie disegnate, e questo è il suo corsivo. Francesco, che è un bambino invece che è totalmente inconsapevole della sua difficoltà di scrittura, ha disturbi attentivi importantissimi, caotico, bambino confuso, sempre disordinato, non pulito, trascurato, un bambino molto caotico, ipercinetico, anche lui rifugia nel fantastico, ha moltissime idee che rimangono però nella sua mente e la sua scrittura è totalmente inibita. Ha anche avuto un ritardo di acquisizione della scrittura. Qui vi faccio vedere solo mezzo secondo in cui queste storie cominciano, lui comincia a far pace con il foglio. Accetta di scrivere, anche se è molto atipica l'andatura, vi faccio vedere solo l'andatura della prossima parola. Tanto. Vedete come deve pensare tantissimo, se giro a destra, giro a sinistra, proprio deve recuperare questo. E questo è il suo compito finale, ovviamente, vampiri contro licantropi, in un'epoca tanto remota, Remo, circa nel 1881 i vampiri stavano, ovviamente compaiono gli errori adesso di analisi della parola, ma lui finalmente ha sbloccato la scrittura. E ultimo, e con questo chiudo, Tommaso è un bambino invece che si presentava, vedete come sono diversi se noi li guardiamo per l'aspetto emotivo e non guardiamo solo alla loro scrittura, potrebbero sembrare tutti uguali. Invece questo è molto importante, Tommaso si presentava sempre con un vissuto ma molto depresso, questo è un bambino che aveva veramente rinunciato ormai alle sue capacità completamente, anche alle sue idee, un bambino molto limitato nella scrittura, che ha avuto la possibilità di incontrare, oltre che il suo percorso terapeutico con noi, che è durato pochissimo, un anno e mezzo, ha avuto la fortuna di incontrare una maestra positiva che gli ha dato molta fiducia, e vi porto la storia del suo incontro con la sua maestra, una maestra paziente e molto ironica, devo dire. Quindi, queste sono le sue mattinate, questi sono i suoi lavori a scuola, cambia continuamente scrittura, quindi farebbe effettivamente impazzire chiunque. La maestra non si preoccupa, non è preoccupata di tornare indietro e far fare delle cose anche semplici, così come le fa anche in terapia. È un bambino molto sincero, ma magari un'altra maestra potrebbe prendere i suoi scritti come provocatori. Lui qui il tema era: racconta il tuo rientro a scuola dopo le vacanze, e lui scrive: non mi è piaciuto, punto. È chiaro, no? Che la maestra potrebbe imbizzarrirsi, invece lei tranquilla dice: peccato, perché quando vuoi puoi scrivere di più, punto. Poi, saper vivere giornate come questa, questo è un foglio impossibile, veramente impossibile. Lui alla fine ha cominciato a scarabocchiare tutto quello che aveva fatto, una giornata terribile. Dà fiducia al compito autonomo la maestra, fa lavorare in modo creativo, tipo scrivi la pozione della strega, eccetera, anziché sempre racconta, racconta, ma anche immagina magari. Poi comincia ad arrivare in terza elementare ai primi testi descrittivi, e ultimo, chiudo, però a questo punto non so se lo vedete,
lui scrive, vedete, siamo arrivati in terza elementare, grazie alla terapia e alla scuola, scrive finalmente corsivo, fa alcuni errori e riesce a scrivere un tema in cui parla di sé e scrive: «Mi chiamo Tommaso, ho 8 anni. Quando ero piccolo io non sapevo fare le capriole e le capovolte. Passavo la maggior è un tema guidato, cioè scrivi questo. Passavo la maggior parte del tempo all'asilo nido. Non avevo paura di niente perché non dormivo. Quando ero grande, io ho imparato a fare le capovolte e le capriole. Passo la maggior parte del tempo a scuola. Non ho paura di niente, le ho superate». La maestra scrive: «Molto bravo, ma attento agli errori». E lui: «Di grammatica. Sulla scrittura non hai più niente da dire».